Amici, bentornati al Mondiale con i Dadi! Inizia oggi la fase finale a 32 squadre, 32 squadre che nelle prossime due settimane circa si daranno battaglia per conquistare il titolo di campione del mondo di Dadi 2021 e succedere quindi ad Antigua e Barbuda che vinse il Mondiale dell'anno scorso. La formula è semplice, ma comunque l'ho spiegata nel dettaglio nel video precedente e quindi non indugerei oltre e andrei ad iniziare questo gruppo A. Nel video di oggi disputeremo tutte le 6 partite del gruppo, quindi già alla fine di questo video conosceremo le prime due squadre qualificate agli ottavi di finale, le prime due del girone. In caso di parità si guarda la differenza reti, poi il numero di gol fatti e lo scontro diretto. Le regole sono sempre quelle. Ma vediamo il primo gruppo da quali squadre è composto. Repubblica Democratica del Congo, Australia, Haiti e Albania. 6 le partite, le vedete tutte in grafica, ogni partita si disputerà con la modalità 5 lanci. Iniziamo subito dunque con la prima partita tra Repubblica Democratica del Congo e Australia. Repubblica Democratica del Congo in bianco, Australia in nero, il primo lancio finisce 1-1, dunque il punteggio rimane ancora fermo sullo 0-0, dunque il primo lancio di questa fase finale finisce in parità. Secondo lancio, Repubblica Democratica del Congo in bianco, Australia in nero, l'Australia segna il primo gol di questo torneo e va in vantaggio 1-0, vince questo lancio 4-3, 1-0 per l'Australia. Terzo lancio, Congo in bianco, Australia in nero, il Congo pareggia, la Repubblica Democratica del Congo pareggia 5-1 in questo lancio, 1-1 nella partita. Quarto lancio, attenzione, Repubblica Democratica del Congo in bianco, Australia in nero, ha vinto l'Australia 5-0, come al solito il 6 vale 0, questo vale sempre per tutte le partite, ormai abbiamo preso questa abitudine. L'Australia è in vantaggio per 2-1, dunque si assicura almeno un punto in questa partita perché manca ancora un lancio. Il quinto, Repubblica Democratica del Congo in bianco, Australia in nero, finisce con il gol del pareggio del Congo, 2-0 in questo lancio, dunque la partita finisce 2-2, c'è dunque la divisione della posta in questa prima partita. Repubblica Democratica del Congo 2, Australia 2 e in classifica guadagnano un punto ciascuno. Ma disputiamo la seconda partita con l'esordio delle altre due squadre del girone, Haiti-Albania. Attenzione, Haiti in bianco, Albania in nero. Il primo lancio finisce anche in questo caso con un punteggio pari, 4 pari. Dunque anche questa partita dopo il primo lancio senza reti 0-0. Secondo lancio, Haiti in bianco, Albania in nero. Ha vinto Haiti 3-2 questo lancio, dunque la squadra centroamericana va in vantaggio 1-0 contro l'Albania. Terzo lancio, Haiti in bianco, Albania in nero. Vediamo se c'è la riscossa dall'Albania. Sì, 4-2 in questo lancio e c'è dunque il pareggio 1-1 tra Haiti e Albania. Dopo 3 lanci, tutte partite finora molto equilibrate, quarto lancio, Haiti in bianco, Albania in nero, attenzione, 5-4 Haiti, 5-4 per Haiti che va in vantaggio 2-1 e vediamo se Haiti riuscirà a conquistare i 3 punti che lo farebbero balzare in testa alla classifica. Haiti in bianco, Albania in nero, questo è il quinto e ultimo lancio di questa partita, finisce 3-0 per l'Albania e anche questa partita finisce clamorosamente in parità, 2-2 come la prima partita. Dunque vediamo la classifica dopo la prima giornata, tutte le 4 squadre hanno un punto in classifica, sono esattamente pari perché entrambe le partite sono finite 2-2. Ma io direi di andare avanti e disputare la seconda giornata con la terza partita, Australia-Haiti. Australia in bianco, Haiti in nero. Il primo lancio finisce 5-0 per l'Australia. Bel lancio, bella vittoria per l'Australia che si porta dunque subito in vantaggio 1-0. Australia in bianco, Haiti in nero. Secondo lancio, attenzione, lo vince Haiti stavolta 3-5. Il dado nero vince e dunque 1-1 tra Australia e Haiti. Terzo lancio, tutte partite sempre molto equilibrate, Australia in bianco, Haiti in nero, 1-1, un altro lancio pari per ogni partita ci deve essere sempre, 1-1 dopo 3 lanci, finora tutte le 3 partite dopo 3 lanci erano 1-1, quindi andamento molto simile, vediamo se finirà 2-2 anche questa. Australia in bianco, Haiti in nero, questo è il quarto lancio, finisce 0-0, attenzione, un altro lancio pari, il secondo consecutivo. Il punteggio della partita resta sull'1-1, il quinto lancio sarà dunque decisivo. Australia in bianco, Haiti in nero, chi vincerà questa terza partita? Vediamo cosa dice, 2-1 l'Australia! L'Australia vince il quinto lancio, 2-1,
e vince anche la partita con lo stesso punteggio. Australia batte Haiti 2-1. E dunque dopo tre partite vediamo l'Australia in testa con 4 punti, seguono tutte le altre con un punto, ma ora c'è la quarta partita, la seconda per Albania e Repubblica Democratica del Congo. Europa contro Africa, dunque Albania in bianco, Repubblica Democratica del Congo in nero, 4-2 per Congo il primo lancio, dunque la squadra africana va in vantaggio 1-0, l'Albania deve inseguire, secondo lancio, Albania in bianco, Repubblica Democratica del Congo in nero, 3-0, l'Albania pareggia. Tutte le volte che una squadra subisce il primo gol, subito pareggia, e dunque la situazione è 1-1 dopo due lanci, Albania in bianco, Repubblica Democratica del Congo in nero, terzo lancio, attenzione, 3-2 per l'Albania, l'Albania dunque ribalta, rimonta l'iniziale svantaggio e va in vantaggio 2-1 dopo tre lanci, quarto lancio, Albania in bianco, Repubblica Democratica del Congo in nero, ancora un gol dell'Albania, ancora un 3-2 e l'Albania grazie a questo gol, il gol del 3-1, si assicura la vittoria della partita, di 3 punti in classifica. Ma effettuiamo il quinto lancio per fissare il punteggio, perché poi la differenza reti potrebbe essere molto molto importante. Albania in bianco, Repubblica Democratica del Congo in nero, il dado nero è in bilico, dunque si ripete il quinto lancio, Albania in bianco, Repubblica Democratica del Congo in nero, 5-1, attenzione, 5-1, l'Albania vince tutti gli ultimi 4 lanci e vince 4-1 questa partita, una vittoria importante perché la fa balzare in testa alla classifica grazie alla differenza reti. E dunque vediamo la classifica aggiornata dopo due giornate, Australia e Albania comandano con 4 punti, con l'Albania più 3 di differenza reti, mentre l'Australia più 1, seguono Repubblica del Congo, Haiti, entrambi con un punto, meno 1 la differenza reti di Haiti e meno 3 quella della Repubblica Democratica del Congo. Manca l'ultima giornata decisiva, ci saranno Albania, Australia e Haiti, Repubblica Democratica del Congo. È chiaro che essendoci lo scontro diretto, un pareggiotto tra Albania e Australia farebbe andare entrambe le squadre tranquillamente agli ottavi di finale. Se una delle due squadre invece dovesse perdere, deve stare attenta a quella che vincerà o vincerebbe nell'altra partita, nell'ultima partita, quella tra Haiti e Repubblica Democratica del Congo, perché in questo caso lo raggiungerebbero a quota 4 punti e poi bisogna vedere la differenza dei team. Andiamo a disputare queste due partite partendo proprio da Albania-Australia, con la consapevolezza che un pareggio qualificherebbe matematicamente entrambe. Albania in bianco, Australia in nero, vediamo il primo lancio, chi lo vince? Australia 2-4. Dunque l'Australia va in vantaggio dopo il primo lancio, secondo lancio Albania in bianco, Australia in nero, ancora un gol dell'Australia, attenzione, 3-4 questo secondo lancio per il dado nero, l'Australia va sul 2-0, deve fare attenzione l'Albania perché è sì in testa con un bel più 3 prima di questa partita, ma dovesse subire una pesante sconfitta rischierebbe seriamente la qualificazione. Terzo lancio, Albania in bianco, Australia in nero, vediamo chi segna, nessuno. In questo terzo lancio non segna nessuno, finisce 5 pari, il punteggio dunque rimane 0-2. Ora l'Albania deve fare 2 gol per andare matematicamente agli ottavi di finale. L'Australia, siccome non può perdere, a questo punto è matematicamente agli ottavi di finale. Vedremo poi se sarà prima o seconda nel girone. Quarto lancio, Albania in bianco, Australia in nero, mi è caduto il dado nero, quindi ripeto il lancio, Albania in bianco, Australia in nero, il punteggio 5-0 per l'Australia, attenzione che ora l'Albania rischia seriamente, 5-0 per l'Australia significa che l'Australia va sul 3-0 e a questo punto è matematicamente vincente di questa partita, ha vinto matematicamente questa partita, ha vinto matematicamente anche il gruppo A e dunque è già agli ottavi di finale, poi vedremo il tabellone e dove si sistemerà l'Australia. Quinto e ultimo lancio, l'Albania deve cercare di segnare per non peggiorare ulteriormente la differenza reti in vista della prossima partita che a questo punto sarà decisiva. Albania in bianco, Australia in nero, 5-0 ancora per l'Australia, pazzesco, pazzesco, l'Albania pesantemente sconfitta, questa partita finisce clamorosamente 4-0 per l'Australia. E analizziamo bene la classifica perché l'Australia va a 7 punti e ha matematicamente vinto il girone. Secondo posto momentaneo per l'Albania 4 e meno 1 di differenza reti. Ha distrutto la propria differenza reti e ora rischia perché ora manca l'ultima partita, quella tra Haiti e Repubblica Democratica del Congo. Chi vince raggiunge l'Albania a 4 e a questo punto si vedrebbe la differenza reti. E l'Albania è a meno 1 e non si muove da lì. Se dovesse vincere Haiti, che è adesso a meno 1, automaticamente migliorerebbe la propria differenza
differenza reti e sarebbe matematicamente qualificato. Quindi Haiti per passare il turno deve vincere semplicemente, anche con una sola rete di scarto, mentre il Congo, per il Congo è una situazione un po' più complicata perché ha meno 3 di differenza reti. Essendo a meno 3 di differenza reti, la Repubblica Democratica del Congo deve vincere almeno con 2 gol di scarto per andare a meno 1 pari con l'Albania. Ma attenzione, perché il 2-0 non basta, perché per ora la Repubblica Democratica del Congo ha segnato 3 gol e ne ha subiti 6. Se dovesse vincere 2-0 andrebbe a 5 gol fatti e 6 subiti, che sarebbe inferiore al 6 gol fatti e 7 subiti dell'Albania. Quindi dovrebbe vincere, per essere sicuro, con 3 gol di scarto. Anche un 3-1 farebbe andare tutti a pari, cioè con 6 gol fatti e 7 gol subiti, entrambe le squadre, cioè Repubblica Democratica del Congo e Albania. Ma lo scontro diretto a quel punto sarebbe stato vinto dall'Albania, che ha vinto 4-1. Quindi deve vincere praticamente con 3 gol di scarto la Repubblica Democratica del Congo. Bando alle ciance, disputiamo quest'ultima partita. Haiti, Repubblica Democratica del Congo. Haiti in bianco, Repubblica Democratica del Congo in nero, 5-2, 5-2 il primo lancio. Il Congo dunque va in vantaggio e inizia la propria rimonta. Ricordo che la Repubblica Democratica del Congo deve vincere con 3 gol di scarto. Haiti in bianco, Repubblica Democratica del Congo in nero, vediamo il secondo lancio che vince ancora il Congo. Attenzione, 2-5, ancora un 2-5 ed è 2-0 per la Repubblica Democratica del Congo. Haiti ha ancora qualche possibilità, ma deve vincere 3-2 questa partita per passare il turno. La Repubblica Democratica del Congo invece deve vincere con 3 gol di scarto. Vediamo cosa succede in questo terzo lancio. Haiti in bianco, Repubblica Democratica del Congo in nero, 5-3 per Haiti. Attenzione, 5-3 per Haiti, che accorcia le distanze e va sull'1-2. Cosa potrebbe succedere? Haiti può ancora vincere. La Repubblica Democratica del Congo deve vincere gli ultimi due lanci per vincere la partita 4-1 e passare il turno. Incredibile finale di questo girone. Quarto lancio, Haiti in bianco, Repubblica Democratica del Congo in nero, 4-3 per il Congo. Attenzione, 4-3 per la Repubblica Democratica del Congo, che va sul 3-1. L'ultimo lancio sarà decisivo. Dovesse finire così 3-1, passerebbe ancora l'Albania grazie allo scontro diretto, perché sarebbero tutte a 4 punti, cioè Congo e Albania, entrambe con 6 gol fatti e 7 subiti. Si guarda lo scontro diretto vinto dall'Albania per 4-1, ma c'è ancora un lancio. Haiti a questo punto non può più vincere, perché anche segnando perderebbe comunque la partita. La Repubblica Democratica del Congo deve vincere. Se non vince questo lancio, passa l'Albania. Quinto lancio, Haiti in bianco, Repubblica Democratica del Congo in nero, 5-2 per Haiti. Haiti fa uno scherzetto alla Repubblica Democratica del Congo, segna il gol del 2-3, che è anche il risultato finale di questa partita. E dunque vediamola, eccola qua la classifica finale di questo gruppo A, vinto con 7 punti dall'Australia, che dunque è la prima squadra classificata. Al secondo posto, attenzione, vedete, ci sono Albania e Repubblica Democratica del Congo, entrambe con 4 punti, ma grazie alla differenza reti l'Albania è seconda con meno 1 di differenza reti, mentre la Repubblica Democratica del Congo ha chiuso con 4 punti ma meno 2 di differenza reti, ha praticamente subito un gol in più, 8 contro i 7 gol subiti dell'Albania. Chiude il girone al quarto posto Haiti. Dunque le due squadre qualificate di questo gruppo A sono Australia e Albania. E vedete dalla grafica che queste due squadre vanno a sistemarsi nel tabellone dell'eliminazione diretta, che inizierà chiaramente alla fine di tutti questi 8 gironi. L'Australia giocherà il primo ottavo di finale, eccola lì in alto, contro la seconda del gruppo B che vedremo domani, mentre l'Albania viene sistemata nella parte bassa del tabellone, quinta partita, e giocherà, affronterà la prima del gruppo B, che è sempre quello che vedremo domani, quindi c'era un incrocio tra i gruppi A e B. È dunque finito questo gruppo A. Spero che vi sia piaciuto, è stato emozionante fino all'ultima partita. Domani ci sarà il gruppo B, vediamo subito da quale squadra sarà composto. Come sempre, come tutti i gironi di questo mondiale, ci sarà una squadra per ogni continente in ogni girone. Quindi domani per l'Africa ci sarà il Niger, poi ci sarà l'Asiatica del Pakistan, gli Stati Uniti per l'America e la Grecia per l'Europa. Dunque Niger, Pakistan, Stati Uniti e Grecia. Anche in questo caso le prime due passeranno il turno e andranno agli ottavi di finale. Come abbiamo detto, incroceranno proprio Australia e Albania, che si sono qualificate in questo gruppo. Questo video finisce qua, spero che non sia troppo lungo, ma d'altronde sono 6 le partite da giocare. Ci vediamo domani per il gruppo B. Ciao!